Siamo con Nicola Baldan, campione 2016 della Leone Cup, ma dietro di lui c'è la vettura che guiderà quest'anno perché passa di grado. Stiamo parlando del TCR. Giusto. Effettivamente è così. Dopo diciamo, la vittoria dell'anno scorso della Leone Cup, credo sia il passaggio naturale e ovvio che io come pilota e Pit Lane come team dovevamo fare. Grazie anche al supporto di Seat Motorsport Italia che per dar vita a questo progetto ci darà una grossa mano e quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Partiremo, credo, competitivi fin da subito. Senti, l'anno scorso il campionato è stato competitivo, è stato molto duro. Sì, è stato duro soprattutto perché ce lo giocavamo fondamentalmente in due e sai, quando ci si trova, tra virgolette, solo in due a giocarsela, lo zero che può capitare compromette molto la classifica di campionato, perché quello che solitamente arriva sempre secondo vince e guadagna un sacco di punti rispetto al mio potenziale zero. Quindi alla fine, nonostante sia stato dominato da noi l'anno scorso, perché con 8 vittorie su 12 gare non si può dire diversamente, è rimasto aperto fino alla fine. E lo zero anche all'ultima gara di Monza sarebbe costato caro, perché alla fine io ho vinto con poco più di una gara di differenza come punti, e quindi è stata un'esperienza abbastanza stimolante anche quella dell'anno scorso. Senti, quest'anno cambierà il format di gara, perché si parlerà dalle sprint, si passerà a una endurance. Sì, per quanto riguarda Leone Cup sì. Io correrò nel TCR, quindi no, fortunatamente non mi riguarda, perché già fa mezz'ora di gara con i caldi estivi non è poco, e è bello. Secondo me ci voleva un cambiamento, e questo per incentivare anche i piloti a dividere la macchina e quindi a dividere i costi. E Seat in questo ha sempre lavorato nella direzione giusta, fin dalla Supercoppa, l'Ibiza, tutti i trofei organizzati da Seat Motorsport Italia hanno sempre avuto successo, e non è un caso. Però ormai sei un pilota ufficiale a tutti gli effetti del TCR. Sì, finalmente. Ho 34 anni, non sono più giovanissimo, ma per queste categorie penso di avere diciamo, l'esperienza e le capacità giuste per dire la mia per i prossimi anni. Mi auguro sia solo un inizio. L'obiettivo mio del team è quello di uscire dall'Italia, forse già quest'anno, non si sa, quindi affacciarsi all'internazionale, e siamo molto fiduciosi.